Mancano solamente gli ultimi due esami, tra cui fotografia e audio in mixaggio. Allora, per quanto riguarda fotografia, le foto le ho fatte. Il mio tema è il corpo estraneo. Non mi ricordo se già l'avevo detto nello scorso video che trovate qui, se non sbaglio. Vi prendo questa foto come riferimento, dove c'è un semaforo che viene decontestualizzato dal suo compito di semaforo e assume un nuovo significato, in questo caso si amalgama con lo sfondo urbano. Molte sono così, alla fine più che altro il tema è questo. Un'altra che mi piace è questa qua del palo, che non so se avevo fatto già vedere. Un'altra che mi piace ancora è questa qui, dove c'è da una parte casa normale, dall'altra parte casa in costruzione. Molto figa come idea. Io le foto le ho stampate, sono qui. Sono fogli A4 in carta satinata. Mi hanno detto recentemente, quindi oggi 8 settembre, che dovevo richiedere una scatola per impaginare queste foto e portarle al professore all'esame, ma io non lo sapevo, non l'ho fatto, e quindi, dato che il primo esame è quello di audio mixaggio, il giorno in cui sarò là andrò in quel posto e chiederò la scatola apposita. Per quanto riguarda con fotografia, chiudiamo subito, ma alla fine il discorso è breve. Devo fare un libro, quindi parte teorica più parte pratica, che sono le foto già fatte, e le foto devo presentarle con un impaginato, quindi dentro una scatola con una didascalia dove devo scrivere un commento mettendoci motivazioni, direzioni e riferimenti che ho avuto durante il processo di realizzazione delle foto, o comunque io così ho interpretato e penso che io farò in questo modo. Amen. Buonanotte. Audio mixaggio è un po' più corposo, infatti c'erano tre esercizi da portare all'esame. Uno è il podcast, ovvero creare un podcast di 2 minuti con la nostra voce, con un argomento a piacere. Dobbiamo realizzare appunto un episodio pilota di un podcast, massimo di 2 minuti, con effetti sonori, musica e la nostra voce. E il tema che ho scelto per il mio podcast è su YouTube. Tipo i consigli da dare, ok? Non sono la persona adatta, però mi divertiva come tema. Al massimo poi nel vlog pre-esame, dopo che faccio l'esame, lo faccio ascoltare, anche se comunque uno è 2 minuti e l'altro è 4, quindi allungare il video di 6 minuti, non lo so quanto conviene. Poi, animazione. Già questa è più complessa come cosa. Dovevamo sonorizzare un'animazione di, non mi ricordo quanto, 4 minuti credo, con tutti i suoni annessi. Tipo, il tizio faceva un movimento, suono. E la parte difficile e noiosa è stata quella di cercare i suoni, non metterli alla fine, più che altro cercare quelli adatti. Poi ovviamente bilanciare tutti i suoni, anche se ho fatto una revisione con il professore, scritta, gli ho mandato le cose e lui mi ha dato il feedback, dove mi ha scritto che essenzialmente dove i suoni erano sbilanciati, quindi li ho alzati un pochettino, spero che vada bene. C'era anche un tema da seguire, mettiamola così, cioè o doppiare i personaggi o fare una voce fuori campo che si adattava al tema rappresentato dall'animazione. La cosa più intuibile da realizzare era qualcosa su sentimenti, ok? Perché c'è un uomo che guarda la donna, ci sono due parti della nostra coscienza che si litigano, nel mentre litigano la donna se ne va, cose negative in testa, bla bla, e poi lieto fine. Per esempio, l'amore è molto semplice. Invece no, io, dato che sono scemo, ho realizzato un tema riguardante le collaborazioni di YouTube. Vabbè, collaborazioni in generale nell'ambito social. Allora, il professore ha detto che non sa se consono con l'animazione in generale, però non mi ha detto di cambiarlo. Quindi io lo porterò così, io spiegherò pure in quale senso lo intendevo, perché comunque l'ultima condizione che lui voleva che rispettassimo era essere creativi. Be creative and fun. Io mi sono divertito e mi sono stato. Va bene. Questa è la mia webcam. Devo cambiarla, mi sa. Tipo. È ultima parte dell'esame, che in realtà è facoltativa. Però se non lo fai, il massimo che prendi è 26, ma io l'ho fatto sium. È più data. È un programma a sé stante, gratis, quindi se volete scaricarlo, non lo trovate in descrizione, ammazzatevi, non lo fate, dove puoi generare audio con una programmazione a nodi. Tipo c'è un blocco che ti dice OSC e con quello generi audio, mettiamola così, ok? Molto semplice. Questo è il mio progetto. Ovviamente solamente visivamente capisco che è tanto difficile capirlo, anche per me lo è stato tantissimo, ho avuto molti problemi perché una volta non sono riuscito a suonare le note,
Una volta non sono riuscito a far suonare la musica ambientale di sottofondo, un'altra volta non riuscivo a creare un numero randomico che si adattasse a un schema che già avevo costruito. Tante robe del genere, però l'ho fatto, sono contento. Non mi piace molto perché comunque è musica autogenerata a caso, quindi ti devo dire, non è che sia il mio miglior progetto, ma penso che dai, un punto me lo dà per l'impegno, dai, cioè nel senso, l'ho fatto, perché no? Poi vabbè, penso che vi farò ascoltare e vedere tutto quello che ho fatto direttamente il giorno in cui farò il vlog per esame, che sarà l'11, e dopo l'11 diciamo che troverete il video sul canale, si spera sempre, perché questi video dovevo farli anche ad agosto, ma non l'ho fatto perché mi sono divertito, ammazzate ragazzi. E infine, in realtà non lo so, c'è questo dubbio sulla possibile integrazione teorica. Lui aveva detto: studiatevi le domande che ci sono a fine capitolo di ogni capitolo del libro che ci ha assegnato. Mancano 2 giorni e io non l'ho fatto, perché più tardi l'ho finito praticamente ieri, ok? Quindi mi sono concentrato su quello e basta. Io so delle voci che non chiede praticamente mai niente. Forse se il progetto fa schifo, ma io credo di aver fatto almeno i podcast e più data buoni, decenti. L'animazione, forse il tema non va bene, ma tecnicamente penso che ho fatto tutto giusto e tutto correttamente. Quindi può dirmi quello che vuole, però non può dire che non ho lavorato, quindi a me va bene. Spero che vada tutto bene. Vi auguro una buonissima notte, recuperate altri, certo, passate sempre ai miei canali di progetti, Axless e Gruppo Elevazione, trovate nella scheda in descrizione dovunque. Vi auguro una buona notte, pa pa pa, e speriamo di essere più attivi.